Figure che fanno a tempo di prezioso e tutto quello che si mette qua, però lo fanno proprio in maniera precisa. Pronto, chi c'è? Buonasera. Buonasera. Ciao, io sono Matteo, studio a Cananzaro, anche se sono di Reggio Calabria. Ciao Matteo. Allora, intanto volevo sapere che fine hanno fatto i due... Aspetta un momento. Solo per curiosità. Te lo dico subito io cosa è successo. Siccome mia zia Moira Orfei, ti spiego tutto in sintesi. In serie. Mia zia Moira Orfei mi ha lasciato qua. Quindi mi ha lasciato qua 3 giorni fa. Perfetto. Ecco, loro, giustamente, che hanno fatto? Hanno visto un bel circo, tutta quella bella situazione, e si sono buttati di là. Comunque, quindi, non preoccuparti perché per sfortuna devi sorbirti me, capisci? Però il circo, siccome fa il giro, poi ritorna in città e io torno lì, e loro entrano dentro. Beh, questo, tutto questo in sintesi. Però io vorrei fare una cosa, grazie a te e con la tua partecipazione, mandare un bel saluto alla città dello Stretto, tutti quelli di Reggio Calabria. Grazie mille. Tu cosa studi? Io studio a Cananzaro, assistente sociale, operatore servizio sociale. Ah, servizio sociale. Sì, allora guarda, io approfitto del tuo programma, anche se quello che devo chiederti non riguarda la musica, però penso che alcune volte sfruttare i mezzi di comunicazione in modo positivo possa servire. Sì, fallo per le tue iniziative. In tutti i bar presenti a Cananzaro e in provincia c'è un salvadenaio. Allora aspetta un momento perché quello che stai per dire tu è un qualcosa di molto importante, molto serio. Molto importante. Quindi lo diciamo anche a quelli a casa, perché prima si pensava che tu un pochino, come dire, partissi lento per poi sfuriare. Invece adesso abbiamo capito che tu hai qualcosa nel cuore da dire a tutti i calabresi. Assolutamente. Allora, in giro in Calabria, nei bar e in alcuni negozi. Come si chiama questo salvadanaio? Ecco, si chiama, lo scopo è per la costruzione del santuario che la Madonna ha chiesto in pratica a Nadozzaevolo. Ok. Quindi è un progetto molto importante, approvato dalla Chiesa e comunque Chiesa. Anche la Regione, insomma, bene, ha dato un qualche aiuto. Quindi chiunque comunque trovasse questo salvadanaio, se può contribuire, perché è un sogno che tutti hanno, certo, di poter vedere presto realizzato, ecco, questo santuario. Quindi, senza altro. Dov'è che dovrà sorgere questa cosa? A Paravati, in provincia di Vibo Valentia. Perfetto, dove c'è Natuzza, sì. Sì, assolutamente, un progetto vero che comunque è conosciuto in tutto il mondo. Quindi non è un qualcosa che ha, sai, l'inganno dietro, è una cosa reale, vera. Quindi questo è bello, anzi, sai che ti dico? Tu studi qua a Catanzaro, vero? Io canto anche, infatti avevo chiesto anche se potevo venire ospite. No, è questo, stavo per chiedertelo io, se vuoi lunedì. Te lo dico già adesso, vedi, te lo dico io. Oggi che è venerdì 14, passate da poco le 21, ok, novembre ovviamente 2008, io ti aspetto, se vuoi, qui, ci parli del tuo progetto, lo diciamo a tutti i calabresi, perché è proprio questa la TV che ci piacerebbe fare, non che stia io qui a dir nulla. Voi, se avete qualcosa da dire, in qualsiasi ambito, di qualsiasi genere, che sia però con un senso vero, fatelo, venite. Non vorrei prendermi meriti per cose che non mi appartengono, è un progetto che io ho a cuore ma non c'entro nulla, cioè nel senso sono un promotore come lo come è potrebbero essere la tanti maggior altri, parte sì. Delle persone che mettono l'offerta. Perfetto, quindi anch'io aderendo all'iniziativa divento parte integrante del progetto. Ti aspettiamo lunedì e rimani d'accordo. In linea perché sapranno darti tutte le indicazioni, d'accordo. Ok? Grazie, ti aspettiamo lunedì così parliamo anche di queste cose. C'è qualche altro in linea? Pronto? Pronto? Vincenzo. Buonasera. Vincenzo. Ciao Michè. Come stai? Adesso sono molto arrabbiato. Dimmi perché sei arrabbiato. È perché sta ragazza Teresa è proprio una bugiarda e una falsa. No. Come no? Prendo le sue difese perché ha chiamato 100 volte anche quando andava il video. E lei ci ha detto io non so come fare. Sì, ho la famiglia, perché sai come sono poi tutti questi problemi, ho la famiglia che mi impedisce perché Vincenzo non si fa avanti in maniera decisa. Tu ti sei mai fatto avanti tipo con una rosa, sei andato mai lì a trovarla? Veramente avevo mandato dei fiori che volevo andare, poi lei mi diceva che loro gli impedivano che io andassi lì. No, aspetta. Veramente la ragazza prima ha chiesto degli ortaggi, vabbè. Fiori proprio. No, sono degli ortaggi particolari che servono ai familiari, non alla ragazza. Vincenzo potrebbe fare... Che piacciono anche a Tonino, eh.
Tonino, ho capito, ma è un genere che in questo periodo è comunque in circolo, funziona molto. Sono bianchi? Sono di forma sotto un po' cilindrica, poi su... Diciamo verdi. Vabbè, quelli che pianta sempre lei nel suo orto, signor Guardini, sono quelli. Caro Vincenzo, io ti dico una cosa, aspetta, tu devi farti forza. Sì. Devi farti forza, devi caricarti di un grande coraggio. Se anche i genitori dovessero chiuderti le porte, tu devi insistere, devi metterti... Hai presente quelli che si legano davanti, che ne so, ad un tribunale perché fanno una protesta? Tu vai fuori da casa, ti metti con il tuo mandolino. Tu sai suonare qualcosa? Purtroppo no. Ma fai finta di suonare qualcosa, tu ti metti lì, non so, ovviamente non toccare le corde perché sennò vieni fuori un suono troppo triste. Tu ti metti così e fai cara Teresa mia e canti. Se lo fai per 5 giorni di fila, poi io al sesto giorno farò ai jukebox da casa di Teresa, verrò lì e convinceremo i genitori di Teresa ad accettarti in famiglia. Tu hai intenzioni serie però? E io l'ho avuto sempre, fin dal Allora aspetta, metti la mano sul cuore, metti la mano sul cuore perché in questo momento siamo seri. Dici, ma io giuro, serio, aspetta un momento, io sono dici... molto sincero. E aspetta, aspetta un attimo, hai la mano sul cuore? Certamente. Ok, allora ti faccio un po' di domande io. Vincenzo, dici lo giuro. Lo giuro veramente che sono sincero. Allora, sono dici, stato sempre sincero. Ti faccio io le domande, fermati, dici lo giuro. Lo giuro. Sei veramente innamorato di Teresa? Sì, moltissimo. Sei veramente innamorato? Sì. E allora dici pubblicità e torniamo dopo, forte. Dillo, dillo. Adesso la pubblicità. Ok, torniamo tra poco. Hello? Okay, just a second. It's for you. Questo non è un SOS, ma una questione sostanziale. Non hai il sospetto che i rifiuti siano diventati uno dei problemi economici e ambientali a cui dedicare un minimo di pensosità? Ci pensi ai microinquinanti che si sospingono nelle falde acquifere? Ai gas che desossidano atmosfera e mesosfera? Per questo la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ha predisposto 20 spazi informativi. La tua presenza è insostituibile. Per noi è sempre carnevale e quando poi si diventa seri non è più festa. Sì, sarà venerdì, dovrete andare a ballare, a fare qualsiasi cosa, ma in questo momento iJobox deve risolvere un caso, perché questa televisione vuole essere dalla vostra parte. Stiamo per, sì, non combinare perché i due ragazzi si vogliono, i due ragazzi si amano, stiamo per creare un fidanzamento reale, vero, che poi... Sa, caro signor Guardino, ce l'ha, ma ci vorrebbe anche la marcia nuziale che poi diventi un vero matrimonio. C'è Vincenzo che è disperato. Vincenzo! Vincenzo, dove sei? Si è suicidato prima. Vincenzo! Vincenzo secondo me sta male perché in questo momento è stato chiamato da Teresa. Vincenzo sarà in bagno in questo momento a piangere, ma no, non posso, no, non mi accettano i suoi. Non devi preoccuparti, noi possiamo risolvere il tuo caso. Teresa, Teresa,
Teresa, sei lì? Sei lì? Rimani lì perché tra un po' parleremo con Vincenzo e chiama i tuoi per piacere. Sergio, pronto?